Buon Natale a tutti, buongiorno. Oggi è il 25 dicembre 2022 e io sono prontissima per filmare in questa giornata che sarà veramente speciale perché voi sapete che io amo il Natale. Purtroppo in questo 2022 non sono riuscita a trasmettere così tanto questa mia passione perché non ho registrato così tanti vlogmas e in generale contenuti natalizi come avrei voluto, ma spero comunque di riuscire a farvi godere insieme a me questa giornata speciale anche perché ci sarà insieme il mio ragazzo. Ci tenevo a filmare qualcosina di questa giornata che sarà molto speciale, infatti mi vedete super contenta già da quando ho aperto gli occhi stamattina perché finalmente dopo un mese io e il mio ragazzo ci rivediamo, infatti lui è attualmente in treno per venire da me e passerà con me il Natale e anche il Capodanno, stavo per dire le vacanze di Natale, ma in realtà non avrò vacanze di Natale quest'anno, forse è il primo anno perché lavorando e soprattutto lavorando in un negozio si lavora anche la vigilia e anche il 31. Gli unici giorni in cui saremo un po' esonerati saranno il 25, ovviamente, il 26 e l'1 di gennaio. Mi sta facendo pensare che si sta avvicinando il momento di dirvi quel grande progetto che ormai vi sto tenendo nascosto da un po' di mesi. Tra l'altro si troverà subito un anticipo dei regalini di Natale perché abbiamo scattato un po' di foto belle l'ultima volta che è stato qui e ho voluto subito farle stampare, solo che non mi sono arrivata in tempo per quando se n'è andato e nemmeno per quando io sono andata da lui il 21 di novembre. E allora ho deciso di dargliele ora in questa bustina con dentro anche una letterina, che è un po' una tradizione che abbiamo noi di scambiarci tutte queste letterine che io conservo gelosamente in una scatolina apposita. Non è colpa mia, sono un boomer. No, amore, col telefono pure no. Ancora caduti, zero. Ed è bellissimo il fatto che ci sia stato anche all'apertura dei regali stamattina. Poi vi faccio vedere quello che ho ricevuto perché quest'anno si sono impegnati tutti per farmi ricevere esattamente quello che volevo. Un piccolo spoiler è questa collana che ho addosso con la Z, che è la mia iniziale, ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere perché devo aiutare mia mamma con i preparativi e ci vediamo nel piano di sotto. Ed ecco l'outfit con questo abito preso su Shopsider, ve l'ho fatto vedere nell'haul più recente che ho di questo sito, che è in color ottanio, tutto vellutato, secondo me è super bello, si può regolare l'altezza dello spacco, io l'ho messo un po' più profondo e sotto pezzo forte, le mie scarpine di Gucci che metto in tutte le occasioni in cui voglio essere un po' più elegante del solito. Sono scomodissime, ma proprio per questo sarà una giornata che passerò prettamente seduta per evitare di avere i piedi completamente a pezzi quando arriverà la fine di questa giornata. Non voglio neanche pensarci perché sinceramente tutti gli anni appena finisce Natale ho questo senso di nostalgia incredibile e volevo farvi vedere qui il bigliettino che ho disegnato al mio ragazzo che ancora non vi avevo mostrato perché avevo paura che lui lo vedesse guardando i miei video. Siamo io e lui, mi sono impegnata, ma le mie doti di disegno non sono neanche il massimo. Ah, e poi dopo vi faccio vedere ovviamente anche i regali che io ho fatto al mio ragazzo, li ho pensati tantissimo, è stato un parto trigemellare, gli sono piaciuti e questo è l'importante. Ecco la tavola allestita, in realtà non l'ho allestita io ma mia mamma, perché non ho fatto in tempo a prepararmi e scendere che aveva già fatto tutto. Ed eccola qui, i cestini sono ancora vuoti ma ci andrà dentro il pane, in quello vuoto lì ci andranno i gusci dei pistacchi. Come centrotavola quest'anno abbiamo questi portacandele qui. Eccoci qua, questa è la maglietta che ho regalato a mio fratello, bellissima, ho scritto give me some space. E qui abbiamo il tavolo di servizio con verdure, praticamente le uniche che mangeremo oggi con questa emulsione. Fare il pinsimonio, quindi con aceto, olio e sale. Sto facendo un po' di... No, è tutta un'impressione, un'illusione. Però vorrei prendere un attimo questa. Che cosa? Cosa sta facendo? Sta impossessando del mio vlog.
Ora vorrei vedere quello che sto riprendendo, però vorrei vedere le sue ciabattine. Prima ho fatto vedere l'outfit completo sì? Con i tacchi. Io non lo sapevo. Mi fanno male, però dopo li rimetto quando arriveranno gli ospiti. No, no. Invece è tutta una bugia rimanere con queste ciabattine tutto il tempo, perché sono troppo comode e morbide per cambiarle con dei tacchi rigucci. Ma in alto! Stendo. Perfetto, altro che bastone per i sei. Che cosa fai? Okay. Mi possesserò del mio canale YouTube, vuoi rubarmi il lavoro? Ah, guardate che belli i brillantini che ho messo sugli occhi oggi. Non si vedono. Ma sì che si vedono. Sì. Momento, regali di Natale! Non pensavo saremmo meglio se registrare un video così. Nemmeno io. Di certo non un video di YouTube. Mostriamo tutto quello che abbiamo ricevuto per il Natale 2022, che è stato un Natale particolare. Voi capirete perché. Tra un po'. Con calma. Allora, il primo regalo mi sembrava doveroso far vedere questo qui. Cos'è? È un regalo molto speciale da parte di una persona molto speciale che è il mio ragazzo. Ah, non so se ve l'ho mai presentato comunque in video così su YouTube. Lui è il mio ragazzo. Sono Domenico. Mi ha regalato, visto che io sono una maniaca dell'ordine, dell'organizzazione, del controllo, tutto questo genere di cose, il calendario del 2023, però con le nostre foto. Adesso vorrei che mettesse a fuoco. Metti a fuoco. E in più ha segnato anche delle date importanti della nostra relazione, tipo quando ci siamo conosciuti, quando ci siamo dati il primo bacio e quando ci siamo fidanzati. Prossimo! Questa è la felpa che mi ha regalato Zoe. Dici così perché non mi chiama mai Zoe, tipo. No, infatti per me è molto Zoe. Però anche per me sentirlo. Un'altra felpa è questa qui, che hanno regalato invece a me, ed è di Paddington, verde militare con l'orsetto qui. È di Zara Uomo, l'avevo addocchiata un po' di tempo fa, poi non l'avevo presa. Alla fine Babbo Natale. Alla fine Babbo Natale ha provveduto. Non vedo l'ora di fare un sacco di outfit che vi farò vedere su Instagram, su TikTok, su tutti i miei social. Non pensavo che mi avrebbe mai comprato una cosa così oversized, però ragazzi, questa, ma non c'è nemmeno nella... No, sì, sì. Si vede? Sì, si vede. Una giacca gigante, super di pelo, che vedrete anche questa indossata su Instagram. Non è quella che avete visto finora, perché quella era di mia mamma, gliela stavo rubando. Però ha la particolarità di avere la cintura. Siamo da questo fantastico gioco rosso di coppia. È il gioco We're Not Really Strangers. Ed è un gioco in cui praticamente ci sono diverse carte con diverse domande per conoscersi meglio. Tipo questa così. E secondo me è molto carina per appunto riuscire a rafforzare la coppia. Visto che il mio ragazzo si sentiva in competizione con me nel momento in cui gli ho detto che gli avevo fatto più di un regalo, mi ha preso un altro regalo, ragazzi. È l'insegna del binario 9 e 3 quarti di Harry Potter, che ovviamente riguarderemo insieme, faremo la maratona a partire da stasera. Non vogliamo loro. Che si illumina. Essendo un grandissimo amante dei dolci, non è vero, la mamma della mia ragazza ha deciso di comprarmi un bellissimo pacco di M&M's gigante con scritto Merry Christmas Dome. Proprio c'è su ogni M&M's c'è scritto Merry Christmas Dome. Ora io non so quanto effettivamente si vedrà, però ve lo giuro, quando me l'ho fatta vedere non me l'aspettavo. E poi questa tazza enorme. Altri due regali che sono stati fatti in coppia dalla mia super mamma sono stati questi qui. Innanzitutto la collana che ho al collo, forse era più comodo toglierla, comunque è questa qui con la Z. E abbinato c'è questo anello qui, che adesso sembra che sto facendo vedere tipo l'anello della proposta. Con la pina. È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando. Questo qui è praticamente un proiettore della galassia, cioè proietta tutte le stelle, così poi dietro ci sono tutti gli esempi. Sembra super rilassante, poi io adoro proprio l'atmosfera rilassante la sera. Poi dentro c'è anche un bigliettino che mi ha fatto piangere, più un altro bigliettino dentro il libretto di istruzioni che mi ha fatto piangere. Sono io che sono leggermente emotiva, però voglio dire. Fare un anteprima. Sì, allora. Torniamo subito. Guardate. È bellissimo. C'è tutta la galassia sul mio soffitto. L'alba della galassia. No, è bellissimo. Penso che passerò tutti i giorni così adesso. E vediamo l'app. No! C'è un sacco di cosette. Cioè puoi cambiare tipo... Sì. Non ci credo. Prova a cambiarlo. Siamo all'oceano per mancanze. Oh mio Dio! Vi prego!